Assessore, parliamo di questa iniziativa che coinvolge in pieno il comune di San Severo, anche quindi la vostra adesione. Certo, allora questa iniziativa da noi è stata accolta molto positivamente perché abbiamo come assessorato e come comune di San Severo coinvolto tantissimo gli studenti, soprattutto nel teatro, perché riteniamo che la cultura sia un mezzo per elevare anche il senso civico della cittadinanza. E vedremo coinvolti ben 657 studenti delle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado dell'intera città, che parteciperanno sia al primo spettacolo che al secondo. Spettacoli proposti dal teatro pubblico che sono Bar Felicità per il 9 marzo e poi avremo nel mese di aprile il Sindaco Pescatore. Modo per avvicinare i giovani proprio al mondo non solo della cultura, ma del teatro come forma espressiva. Ne abbiamo bisogno. Certo, ma noi abbiamo già intrapreso questo percorso anche negli anni precedenti e quest'anno in particolare abbiamo donato 40 abbonamenti a degli studenti di tutte le scuole della città, delle scuole secondarie di secondo grado che frequentano intensamente la stagione di prosa e inoltre ogni spettacolo viene preceduto da un incontro con gli artisti a cui partecipano i nostri studenti che possono così avvicinarsi meglio al mondo dello spettacolo, anche alle figure professionali che sono legate non semplicemente alla recitazione, ma anche a tutto ciò che richiede, per l'allestimento di uno spettacolo teatrale.